Come spiegherò successivamente, è un lavoro in progress. Abbiamo ottenuto un risultato storico dalla Commissione europea, cioè il riconoscimento che la ferrovia adriatica è un corridoio core dell'Unione europea. Siamo l'unico paese che a questo punto ha due corridoi. È chiaro che abbiamo scelto di investire oltre 5 miliardi sull'Adriatica e continueremo ad investire negli anni prossimi. Quindi è un progetto complesso, è un progetto che si costruirà nel tempo. Abbiamo elaborato una nuova proposta che discuteremo con la Regione Marche e altre regioni in maniera tale da arrivare il prima possibile a un accordo per fare poi i passi successivi. Una delle contraddizioni a questo progetto è i 117 treni merci al giorno che dovrebbero passare lungo la linea. Chiarisca per favore questo dubbio. Questo è un dato che in teoria si potrebbe raggiungere tra molti anni. Qual è il punto? Che l'Adriatica è il luogo di scorrimento delle merci in Italia. E con tutto l'investimento che stiamo facendo nei porti del centro, del nord, del sud, non possiamo rischiare che l'Adriatica sia un collo di bottiglia. Dunque, l'investimento che stiamo facendo non è solo per i passeggeri, è anche naturalmente per le merci. E proprio in questa prospettiva noi vogliamo ridurre al minimo i possibili disagi per i cittadini, ma è un investimento pluriennale ed è un investimento di cui il Paese ha bisogno proprio per evitare di avere poi un blocco dopo tutti gli investimenti che stiamo facendo sul sistema logistico generale.